Un minuto con Padre Pio in un luogo speciale di questo convento, nella cappellina interna della clausura, il Sacellum, ovvero il luogo dove Padre Pio, come una targhetta ce lo ricorda, ha trascorso qui il periodo della segregazione, dal giugno del 31 al luglio del 33. In questo luogo Padre Pio celebrava la Santa Messa da solo, senza l'ausilio di un assistente che, una volta cominciata l'Eucaristia, chiudeva la porta e andava via. Ecco, proprio per espresse indicazioni del Sant'Ufficio. In questo luogo oggi, perché, ecco, parlando di preoccupazione di Padre Pio, dei tanti fedeli che venivano qui e non lo incontravano perché non potevano incontrarlo, lui era qui da solo tra la cella qui accanto o la biblioteca o il coro, ecco, c'è un'altra preoccupazione in un altro contesto storico di Padre Pio. Alcune figlie spirituali erano preoccupate per lui, tra cui Rina Giostrelli, che ci racconta questo episodio. Erano preoccupate per come Padre Pio trattava i penitenti. E un giorno, insieme ad altre sue amiche, quindi figlie spirituali di Padre Pio, gli disse: Padre, non dovete trattare male la gente, altrimenti qui non viene. Padre Pio, per niente preoccupato, lui spiegò: io faccio come quando si trebbia, ovvero si batte sui mannelli per separare il grano dalla paglia, poi si ventila e la paglia va via e il grano quindi resta. Padre Pio, parlando alle sue figlie spirituali, si va a paragonare come il contadino che batte le spighe proprio per separare il grano dalla paglia. Non ci poteva offrire altra migliore immagine, soprattutto metro, per spiegare, per far capire alle sue figlie spirituali quanta attenzione lui dedicava nell'andare ad amministrare il sacramento della penitenza. Con un'altra figlia spirituale, Maria Fusco, chiarì il suo modo di agire in confessione o in un momento qualsiasi in cui si faceva un vero e proprio richiamo, quando a volte ci si imbatte nel Padre Pio burbero, che in realtà non è. Ed infatti proprio Padre Pio spiega: io non addoloro mai nessuno e cerco sempre di confortare le anime, e quando lo faccio, ovvero alzo la voce, lo faccio per riprendere e soprattutto per il bene delle anime. Padre Benedetto Nardella, ministro provinciale di Padre Pio e direttore spirituale, ha lasciato delle annotazioni, ovvero appunti su Padre Pio, che nelle sue intenzioni dovevano andare a realizzare una vera e propria biografia completa di Padre Pio. Beh, lui non ha terminato questo suo lavoro, sicuramente ripreso da altri confratelli, però a noi interessa la nota numero 35. Qui Padre Benedetto scrive qualcosa di importante. Scrive che Padre Pio ha sperimentato i tormenti dell'inferno nell'andare a vedere, a soffrire tutti i dannati. Circa 2 anni addietro, racconta in questi suoi appunti, ogni periodo di 10-15 giorni lui andava a sperimentare tale tormento, sperimentare le pene del senso e del danno, trovarsi con anima e corpo tra i dannati e i demoni, per salvare gli altri e se stesso da quel luogo dove era destinato, proprio se la grazia non l'avesse aiutato. Padre Pio, sedendo al confessionale, non poteva non aver sempre presente le conseguenze terrificanti che la violazione della legge di Dio comporta: l'inferno e l'eterna infelicità. Padre Pio allora vuol mettere con ogni mezzo in guardia i fratelli che incauti camminano sull'orlo di un baratro profondo.